Bentrovati all'appuntamento con il TG Oggi News. Il giudice Stefano Berni Canani del Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento di chiusura delle fonderie Pisano. L'istanza di dissequestro non è stata accettata da parte del giudice. A nulla sono dunque serviti i risultati positivi forniti dai controlli dell'ARPAC e ottenuti nel corso degli esami svoltisi durante il mese di agosto, in particolare nel primo servizio. Ambiente e lavoro devono andare d'accordo. Chiaro che le fonderie Pisano debbano andare via da fratte, ma in questa fase transitoria bisogna attivarsi per mantenere l'attività dell'azienda. La regione Campania è impegnata in questa direzione e le attività dei comitati non intralciano questo percorso. Così questa mattina il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, a poche ore dalla notizia del rigetto del giudice delle indagini preliminari, Stefano Berni Canani, della richiesta di dissequestro avanzata dalla proprietà. Le fonderie Pisano non riaprono, sebbene i nuovi rilievi dell'ARPAC abbiano dato risultati positivi. Restano dunque i sigilli. Lo stabilimento di Via dei Greci non potrà riprendere a lavorare Ghisa, seppur in forma ridotta. Questo almeno per il momento, a meno che non si faccia ricorso al tribunale del riesame per ottenere un parere contrario. Intanto questa mattina nuova assemblea dei lavoratori nell'azienda di Fratte, dove ancora la proprietà non ha comunicato ufficialmente il rigetto del giudice. Ambiente e lavoro devono andare d'accordo nel rispetto della salute umana e dei principi fondamentali che regolano la vita di una comunità. La vicenda fonderie è emblematica di un passaggio di fase storica. Quando furono realizzate erano in un'area industriale, adesso sono inserite in un contesto urbano. Non c'è alcun margine di equivoco, le fonderie devono andare via da dove sono e devono andare via individuando un sito idoneo sotto il profilo ambientale, dei collegamenti infrastrutturali, rispettoso alle norme vigenti. Nella fase transitoria, con alcuni adeguamenti che mi sembra siano stati eseguiti, è possibile garantire il mantenimento dell'attività dell'azienda, perché attese le caratteristiche di questa produzione, l'interruzione prolungata comporta la chiusura dell'azienda. Noi siamo impegnati a fare questa operazione abbastanza complicata, ma credo possibile, governare la delocalizzazione e garantire in fase transitoria il mantenimento dell'attività. Naturalmente lavoro e salute devono viaggiare insieme. Se siamo al referendum, mi auguro che non vince il no, è un conto. Se siamo sulle decisioni che riguardano il destino di un'azienda o comunque di un territorio, è importante ascoltare tutti, ma è importante poi che chi deve decidere decida. E noi, se occorre, non ci tireremo indietro a prenderci le nostre responsabilità. Naturalmente ci dobbiamo convincere che la scelta del sito è una scelta corretta e coerente con le norme ambientali. Se ci convinciamo, saremo pronti a fare qualsiasi tipo di battaglia. Il comitatismo non ci spaventa. Restiamo in tema ambiente perché nella speciale classifica dei capoluoghi di provincia campani per quanto concerne la raccolta differenziata, Benevento ha superato Salerno. All'indagine, i cui risultati sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, hanno risposto ben 523 comuni della Campania, pari al 95% dei comuni, corrispondenti in termini di popolazione a circa il 99% del totale regionale. Vediamo il servizio. In Campania aumentano i comuni di cicloni che nel 2015 hanno superato il 65% di raccolta differenziata, segnando un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Sono 345 le città che hanno raggiunto la quota del 55%, risultati che fanno della Campania, con il 49,13% di raccolta differenziata, la regione più virtuosa dell'intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del centro e del nord. Questi i risultati della 12ª edizione
l'assegnazione del premio Comuni Ricicloni Campania 2016 di Lega Ambiente, il riconoscimento ai comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Tortorella, piccolo comune del Salernitano di 545 abitanti, con il 98,16% di raccolta differenziata, è il comune riciclone campano del 2016. Al posto d'onore Marzano di Nola in provincia di Avellino, medaglia di bronzo per Montesarchio. Per quanto riguarda la classifica dei capoluoghi di provincia, la maglia rosa spetta Benevento con il 65,23% di raccolta differenziata, seguita da Salerno con il 64,05%, terza Caserta, Avellino, Napoli chiude la classifica con il 24,96%. I risultati dei comuni ricicloni, ha commentato Michele Buonomo, presidente di Lega Ambiente Campania, questa mattina al Grand Hotel Salerno, dimostrano che insistere sulla strada della differenziata, stimolando e supportando le amministrazioni locali e sensibilizzando i cittadini, è una scelta vincente. Ma quest'anno, se Salerno scende in termini percentuali con la raccolta differenziata al di sotto del 65%, perdendo il titolo di comune riciclone, il comune di Baronissi riduce di 600 tonnellate l'indifferenziato, conquistando l'ottava posizione della classifica generale dei migliori 10. Per poche percentuali di punto, ma non è più in termini matematici comune riciclone, ma credo che questo non sia il dato più negativo, il fatto che la città non brilla più come un tempo, sia dal punto di vista della raccolta differenziata sia dal punto di vista della pulizia. Questo non lo dico io, lo dicono decine e decine di cittadini che provano a rimarcare e chiedono a noi di intervenire. Detto questo, normalmente dal punto di vista della raccolta differenziata quella percentuale minima non è la cosa più significativa. Il fatto è che la raccolta differenziata deve essere un fiore all'occhiello, deve essere un'occasione di crescita dal punto di vista ambientale in generale, deve diventare una risorsa come lo è diventata per tanti comuni ormai anche medi, anche grandi italiani, e soprattutto va corroborato, va sostenuto lo sforzo dei cittadini. Guai a perdere la fiducia dei cittadini in campo ambientale e nella raccolta differenziata in particolare. Sicuramente considerato il boom che aveva avuto Salerno e quindi la risposta entusiasta da parte dei cittadini, evidentemente i cittadini erano pronti e restano pronti, evidentemente l'amministrazione deve fare uno sforzo ulteriore soprattutto sul lato del coinvolgimento. Ma oltre di Salerno parliamo anche del resto della regione, che è una regione in crescita. Si attesta la percentuale di raccolta differenziata in Campania intorno al 50%, siamo di gran lunga la regione meridionale più avanti, superiamo alcune regioni del centro e del nord Italia, sono circa 200, 199 per la precisione, i comuni che superano il 65% di raccolta differenziata. Abbiamo delle eccellenze assolute, penso a Baronissi, questo è un dato fondamentale, Baronissi riduce di 600 tonnellate il proprio indifferenziato, il che significa, facendo una semplice equazione, che se tutti i comuni campani riuscissero a raggiungere questi obiettivi di diminuzione di prevenzione, arrivederci secondo inceneritore. Noi riteniamo, sapete che adesso il governo propone un nuovo inceneritore, noi diciamo no che è inutile, no che è pericoloso, no che costa tanto, noi diciamo che è assolutamente inutile. Alla luce di questi dati, basta gli inceneritori, puntare sulla prevenzione. E se, come ascoltavamo nel servizio, il Comune di Salerno perde il titolo di Comune Riciclone scendendo al di sotto della soglia del 65% per la raccolta differenziata, il Comune di Baronissi conquista la top 10 avendo ridotto di ben 600 tonnellate l'indifferenziato. Vediamo. Sindaco Valiante, un ottimo riconoscimento per il comune di Baronissi, si riduce sostanzialmente la quantità di indifferenziato. Sì, credo che questo sia stato uno sforzo che ci ha consentito di raggiungere un risultato importante. Più si differenzia meglio è, più si differenzia più si abbassano i costi e più qualità si dà all'ambiente e al verde. La nostra organizzazione prevede il conferimento di indifferenziata due volte al mese, quindi riduzione dei costi con una capacità di differenziare importante, grazie soprattutto alla determinazione della nostra amministrazione, una squadra sicuramente all'altezza, ma soprattutto grazie
al buon senso, al senso di appartenenza, al senso civico dei cittadini. Sono 17.000 cittadini che hanno ben compreso la importanza di ben differenziare per il bene dell'ambiente e anche per ridurre i costi. Ovviamente non ci fermiamo, puntiamo a migliorarci in una con l'eccellenza del centro di raccolta differenziata, l'Isola Ecologica, che è un gioiello e che è già all'attenzione di anche di personalità anche di nazionali. Questo risultato premia i cittadini, c'è un risparmio per quel che riguarda i tributi legati ai rifiuti? Noi abbiamo un sistema importante di gratifica che sono gli ecobonus, che conferisce ad esempio nell'isola ecologica, abbiamo il 50% dei nuclei familiari che conferiscono in isola, ebbene i cittadini virtuosi sono beneficiari di bonus, cioè di buoni spesa che possono utilizzare in tutti gli esercizi commerciali convenzionati. Chi conferisce l'olio esausto ha in cambio l'olio DOP di Controne, chi conferisce alluminio ha in cambio pasta fresca, chi conferisce carta usata ha buoni da spendere nelle librerie, nelle cartolibrerie per gli scolari e gli studenti. Ecco, queste sono gratifiche. Certo, ripensare a un ritocco in ribasso delle tariffe è importante, ci stiamo pensando, vediamo per il 2017. Ecco, il comune di Baronissi ottiene degli ottimi risultati per quel che riguarda il quantitativo dell'indifferenziato, un dato che probabilmente potrebbe essere legato al fatto che il comune ritira l'indifferenziato solo due volte al mese, quindi questo è un modo per disincentivare i cittadini a fare troppo indifferenziato. Io questo non lo so, perché poi io credo che queste scelte vadano anche contestualizzate. Il comune di Baronissi è una realtà diversa rispetto alla nostra ed è governabile anche diversamente. Il sindaco Valiante sicuramente è stato bravissimo sotto questo punto di vista. Non so se a Salerno è estensibile questo tipo di modello. Io credo che il nostro lavoro è effettivamente, come dicevo prima, è di rimboccarci le maniche e di entrare un'altra volta nelle case e nelle scuole, probabilmente non con i calendari perché non sono sufficienti, ma con le persone, casomai coinvolgendo anche tutta l'amministrazione comunale, tutti gli amministratori, perché è ovvio, è anche giusto, nonché ovvio, che gli amministratori si facciano parte diligente in un progetto che poi riguarda tutta la città. Di fronte alla raccolta differenziata, di fronte alla pulizia delle città, all'igiene, non c'è maggioranza e opposizione, dobbiamo stare tutti quanti insieme. E io sotto questo punto di vista intendo coinvolgere tutti a 360 gradi, perché il momento penso che sia topico, e poi voglio dire, una città pulita è lo specchio di tutti quanti noi, quindi penso che di non trovare né resistenze politiche né tanto meno culturali da parte di nessuno. Un incentivo al risparmio per i cittadini potrebbe essere... Sicuramente bisogna anche far ritornare anche i cittadini sugli stimoli, chiamiamoli così. Probabilmente anche gli stimoli mancano e sono quei fenomeni, come dire, che hanno anche un carattere di cronologia temporale anche nelle ripercussioni. Insomma, ogni tanto su alcune cose bisogna tornare e cambiare anche probabilmente il tipo di stimolo, il tipo di operatività, perché casomai essere sempre flemmatici sullo stesso tipo di intervento porta alla stanchezza. Uno sgarbo istituzionale, così è stata definita dal Comune di Salerno, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia, la decisione adottata dalla Fondazione Carisal di dimezzare il numero dei rappresentanti degli enti nel Consiglio di Indirizzo, autoprolungandosi così il mandato. Vediamo. Uno sgarbo istituzionale, così è stata definita da Comune di Salerno, Camera di Commercio e Provincia la decisione della Fondazione Carisal di dimezzare il numero dei rappresentanti degli enti nel Consiglio di Indirizzo. Una decisione presa in sordina nel corso di un Consiglio di Indirizzo per una modifica statutaria della Fondazione che si occupa di iniziative di sviluppo finalizzate alla crescita del territorio della provincia di Salerno, grazie anche all'attivazione di sinergie con enti locali e istituzioni scientifiche ed economiche nazionali ed internazionali. Votata da 6 membri del Consiglio è passata la diminuzione delle poltrone, ma il taglio ha fatto crescere il malcontento di Comune, Provincia e Camera di Commercio, che ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città unanimemente hanno chiesto che sull'azione svolta dalla Fondazione Carisal, presieduta da Alfonso Cantarella, si accendano i riflettori della Corte dei Conti. Ma certamente questo atteggiamento in cui non si è voluto coinvolgere gli enti e nello stesso tempo privarli riducendo fortemente la rappresentanza, quindi privandoli di alcuni rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione, non è una cosa che ovviamente è facilmente digeribile oggettivamente, perché credo che
soprattutto nel mio caso la Camera di Commercio, che era l'ente che aveva più rappresentanti, perché ne aveva 3 su 11, vedersi ridotto a un rappresentante senza aver neanche avuto in qualche maniera un avviso. Tra l'altro il giorno prima, appena avevamo saputo della cosa, abbiamo scritto una lettera, la stessa lettera, io, il sindaco e il presidente della provincia, chiedendo di sospendere un attimino e concertarsi. Neanche una risposta. Ho provato anche a telefonare la sera precedente al presidente Candarella, non mi ha risposto, non mi ha richiamato. Allora è chiaro che questa cosa non può che lasciarti sconcertato. Un uso privatistico, no? Di una... sì, direi proprio di sì, perché oggi a questo punto vorrei sapere la fondazione a chi risponde, perché nel momento in cui gli enti fondatori del territorio, cioè capiamoci, fondazione, la Camera di Commercio, la provincia e il Comune di Salerno avevano i rappresentanti della fondazione, perché sono stati coloro che all'epoca hanno dato inizio alla Cassa di Risparmio Salernitana. La Camera di Commercio fu quella all'epoca che mise più soldini e ovviamente si è ritrovata con dei rappresentanti. Ora posso capire tutto, ma si deconcertano le cose, non si fanno i blitz, i colpi di Stato. Onestamente non siamo in una Repubblica delle Banane. Soprattutto non è un'impresa privata. Ma assolutamente no, assolutamente no. È una fondazione bancaria che ha un patrimonio da salvaguardare e con i proventi del frutto del patrimonio, perché il patrimonio deve essere intangibile, bisogna spendere, si possono spendere per attività di sociale, cultura, imprese e quant'altro, quelle che sono le risorse dagli interessi che il patrimonio ti genera. Voltiamo pagina. Per il secondo giorno di fila scioperano gli studenti dell'Istituto Alfano I a Salerno, contestano la flessibilità dell'orario, la sperimentazione e i permessi non concessi ai pendolari. Sono state accorpate le ore del liceo linguistico, cioè unite le ore di arte e filosofia. Poi nel biennio è stata eliminata una materia nel primo quadrimestre, scienze naturali, per concentrarsi su scienze motorie, raddoppiando il carico. Un guazzabuglio, secondo gli studenti che criticano aspramente l'operato della dirigente. Secondo i ragazzi, l'articolo 1 della legge 107,3 stabilisce che le modifiche vadano concordate con il collegio dei docenti e che si debba anche presentare un progetto da illustrare a studenti e famiglie, mentre nel caso specifico la decisione è stata presa d'imperio. Il dirigente scolastico Elisabetta Barone rispedisce però al mittente le critiche, sostenendo che c'è un decreto del 99 che stabilisce la flessibilità dell'orario. Durante il collegio dei docenti di settembre, ha spiegato la dirigente, la scuola ha assunto il provvedimento, ha stabilito la possibilità di una sperimentazione nelle classi del biennio con l'accorpamento di alcune discipline in un periodo dell'anno scolastico. Non è una cosa clamorosa né sconvolgente, va in direzione dell'Europa, nella direzione dello studente che non studia 4 materie al giorno, bensì 2. E a proposito di studenti e di Europa, è partito questa mattina il ciclo di incontri organizzato dall'ANCE AIES Salerno, l'Associazione dei Costruttori Edili, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Salerno, un master in neuroprogettazione che servirà a chiarire meglio i sempre astrusi rapporti tra Europa e territori. Vediamo. L'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse europee e dei fondi nazionali della politica di coesione territoriale costituiscono una sfida importante per il rilancio del territorio. Tutto ciò deve necessariamente passare attraverso una visione moderna di progetto, definito in ambito di area vasta, con lo scopo finale di aumentare la capacità territoriale e di generare proposte progettuali. Di questo si è discusso questa mattina presso l'Aula Magna Vincenzo Buonocore dell'Università degli Studi di Salerno, nel corso del primo di 4 appuntamenti formativi, un master in neuroprogettazione organizzato dall'Associazione dei Costruttori Edili Salernitani, l'ANCE AIES, guidata dal presidente Vincenzo Russo. È stato soltanto il primo di un ciclo di lezioni che saranno tenute da professionisti ed esperti del settore, lezioni che prevederanno, oltre alla teoria, anche esercitazioni e illustrazioni di casi concreti attraverso project work e lavori di gruppo. Particolarmente soddisfatto per l'iniziativa il presidente dei costruttori Russo, che punta con decisione a creare una nobile filiera tra tutti gli attori del complesso processo delle costruzioni.
Assolutamente sì, è la terza occasione di ANCE dopo quella del 8 aprile al Grande Hotel Salerno, dopo quella del 25 luglio a Varo da Lucane sul Patio del Cilento. Questa è la terza occasione per spiegare diciamo, a tutti gli attori della filiera come fare per eliminare le criticità che hanno contraddistinto la precedente programmazione sull'utilizzo dei fondi europei. Fare sistema, esattamente, fare sistema con tutti gli attori della filiera, quindi ordini professionali, progettisti e anche e soprattutto la Università degli Studi, che vorrei ringraziare nella persona del magnifico rettore Tommasetti, che ha creduto da subito sull'importanza di questa iniziativa, e noi lo ringraziamo, e non solo, saremo braccetto stretti stretti con l'Università per cercare di portare avanti questi nostri discorsi. Oggi è una giornata importante, come giustamente diceva lei, è in quattro moduli, in ogni modulo verrà trattata una tematica specifica, penso che sarà un buon contributo, anzi spero che questo sia un contributo giusto per fare i progetti esecutivi e per cercare di eliminare le criticità. Ecco Presidente, a che punto è in questo momento la situazione per il settore edile rispetto a quella che è un'opportunità straordinaria data appunto dall'Europa e veicolata dalla Regione Campania, l'utilizzo dei fondi europei per la realizzazione di infrastrutture, di strutture che servono effettivamente al territorio? A che punto siamo? Allora, è inutile dirlo, è un settore in grande crisi, in grandissima crisi dico io, ogni anno si spera che quello successivo sia migliore del precedente, invece purtroppo non è così, ormai sono 8 anni che l'anno che viene è peggiore dell'anno precedente, sono 8 anni di decrescita, ormai siamo veramente alla fase finale, le imprese, parlo del settore mio ma anche dei professionisti che tutti i giorni con i quali ci confrontiamo, professionisti, progettisti, siamo veramente, come dire, agli estremi delle nostre forze, i cantieri non partono, le opere pubbliche si fermano per contenziosi o non partono proprio, c'è un grandissimo problema di interloquire con le pubbliche amministrazioni e non a caso noi crediamo molto nel partenariato pubblico-privato, nel iniziare e nel fare progetti, opere pubbliche su iniziativa del privato. Io ritengo che sia la strada del futuro, l'unica strada possibile percorribile, soprattutto per utilizzare anche questi fondi europei, quindi l'iniziativa del privato che investe capitali, crede nell'iniziativa pubblica e diciamo collabora e si sostituisce in alcuni casi anche alla pubblica amministrazione, perché i lacci, i lacciuoli, le problematiche con le quali tutti i giorni ci scontriamo è il più grande costo per noi imprenditori. E che l'Europa debba rappresentare per i territori e in particolare per la Campania un'opportunità e non una iattura come troppo spesso si racconta, ne è convinto l'avvocato Piero De Luca, referendario presso la Corte di Giustizia Europea. Occorre fare sistema tra le singole componenti del settore e formare una nuova classe dirigente, dice l'avvocato Salernitano. Un'intervista. Però De Luca, ma è possibile fare sistema, è possibile mettere insieme intorno a progetti importanti per il territorio tutti gli attori di una filiera che teoricamente dovrebbe essere anche virtuosa, no? Ma che nei fatti poi difficilmente lo è, o lo è stata? È possibile, ma credo sia doveroso e necessario da parte nostra riuscire a fare sistema nel nostro territorio, in Regione Campania, perché abbiamo un'opportunità ancora oggi straordinaria dopo 2 cicli di programmazione purtroppo che non hanno ottenuto gli effetti sperati, perché abbiamo continuato a utilizzare per troppo tempo poco e male le risorse che erano messe a nostra disposizione dall'Unione Europea. Abbiamo adesso delle rinnovate competenze in Regione Campania che sono molto sensibili e molto attente alla tematica della programmazione, del corretto utilizzo di questi fondi, e abbiamo la necessità però di, lo abbiamo detto prima, di alfabetizzare un po' le amministrazioni e i professionisti per creare una sintonia di linguaggi, di intenti tra le due parti della filiera dell'utilizzo di queste risorse europee per poter consentire ai nostri territori di fare il salto di qualità e uscire finalmente da questo baratro dell'obiettivo 1 che attualmente è obiettivo regioni meno sviluppate e riuscire a mettersi al passo con altri territori, altre regioni più sviluppate.
partecipate d'Italia ed Europa. Ecco, sotto questo aspetto è fondamentale il rapporto con il mondo accademico, con l'università, cioè creare una nuova classe dirigente capace di intercettare, soprattutto di ben comprendere quello che è il linguaggio europeo. Esattamente, è la necessità di fare un tipo di attività del genere, divulgazione del genere all'interno dell'università è un'intuizione straordinaria, credo che abbia avuto Lance, perché è questa, diciamo, un po' la sintesi che possiamo trovare tra mondo delle professioni, mondo della pubblica amministrazione e mondo dell'accademia. È necessario che si sintonizzino i linguaggi, la cultura, le procedure, perché solo in questo modo avremo la capacità davvero di mettere a frutto un ciclo di risorse che ancora oggi prevede solo per i fondi strutturali FESR più di 4 miliardi di euro a disposizione dei nostri territori. Non possiamo più permetterci il lusso di perdere un euro o di permetterci di utilizzare risorse per piccoli interventi di facciata, di clientela o interventi inutili che non consentano di creare sviluppo e crescita strutturale ai nostri territori. Da qui deve partire una nuova modalità e una nuova mentalità per l'utilizzo di queste risorse. La cronaca: al termine di un inseguimento di circa 20 km sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Lago Negro Nord, la polizia stradale ha arrestato ieri sera un uomo di Napoli con precedenti penali che era alla guida di un'automobile rapinata due giorni fa nel capoluogo campano ad un sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'uomo ha precedenti per diversi reati. La sera del 12 ottobre in quattro persone, in sella a due scooter, sotto la minaccia di un pistola, aveva bloccato il magistrato e gli aveva rapinato la vettura, il portafogli e il telefono cellulare. Ieri sera, durante alcuni controlli nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo, gli agenti hanno intimato l'alt, ma il conducente non l'ha rispettato, cominciando così la fuga. È stato bloccato e arrestato dalla polizia stradale nei pressi di Lago Negro Nord. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, la pubblicità, a tra poco per continuare a sfogliare il nostro giornale. 1333 chilometri da percorrere in bici da Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, verso la Bulgaria. Sono in viaggio sei ciclisti partiti dal comune cilentano che puntano a riscoprire appunto le proprie origini. Sette le tappe fissate in calendario. Vediamo il servizio. La traversata ciclistica da Celle di Bulgheria alla città bulgara di Veliki Preslav prosegue con la quarta tappa, la seconda in terra greca. L'iniziativa, oltre a stabilire un ponte ideale tra le due comunità, rappresenta un'occasione di alta visibilità internazionale per il territorio cilentano e per il movimento cicloturistico. Ma ci racconta tutto su questa quarta frazione il presidente dell'associazione Biking Tour Solo per Passione, Raffaele Carelli, che sta pedalando insieme ai sei ciclisti protagonisti. Buon pomeriggio, Raffaele. Ciao Vito, buongiorno dalla Grecia. Oggi è iniziata la quarta tappa Kozani Neopetrizi di 233 chilometri con 1542 metri di dislivello. E abbiamo superato, diciamo, la prima difficoltà di giornata con una salita che ci ha portato a 1250 metri di altitudine. Adesso i ciclisti stanno scendendo per arrivare fino alla zona di Salonicco e poi per risalire verso la frontiera greca. Anche oggi una bellissima giornata di sole, giusto qualche inconveniente con le strade perché i lavori in corso si incontrano sempre, quindi le insidie ci sono. Abbiamo gli occhi aperti, il morale alto e da domani si pedala sulla terra bulgara, quindi ci avviciniamo sempre di più alla meta. Un saluto dalla Grecia, arrivederci e grazie sempre perché ci state seguendo in modo caloroso sia dall'Italia. Domani si entrerà in Bulgaria con la quinta tappa di 215 km da Ciuciuligovo a Plovdiv. Complimenti a loro. Ora sfogliamo insieme la nostra pagina degli appuntamenti. Dal 10 al 13 novembre torna a Sposi, ma non solo, il più importante salone fieristico della provincia di Salerno, dedicato alle piccole e grandi cerimonie. Tutto per gli sposi e la loro casa, oltre 100 spazi espositivi, ricco il programma di eventi e défilé. All'interno della rassegna lo speciale concorso di bellezza che eleggerà Miss Sposi, ma non solo.
L'appuntamento a Salerno presso i saloni del Centro Agroalimentare. Per informazioni visitate il sito sposimanonsolo.it o la pagina Facebook. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi lo sport. In collaborazione con... Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Nel pomeriggio sulle coste cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio sulle coste nubi irregolari con temporali. In montagna nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo. La pagina dello sport, la Salernitana è partita in mattinata per la sede del ritiro prepartita, è scattata così l'operazione Brescia per la comitiva Granata dopo la vittoria sul Benevento. La squadra di Sannino vuole invertire la rotta anche in trasferta dove finora ha raccolto appena due pareggi, vediamo. Un treno carico di speranze e desideri è quello su cui la Salernitana si è accomodata questa mattina per raggiungere la Lombardia. Nella testa la gara di domani contro il Brescia, nel cuore la voglia di sfruttare l'onda lunga del derby conquistando un risultato utile, ma soprattutto sfoderando una prestazione di spessore che darebbero una bella carica in vista del trittico che già si profila all'orizzonte, Entella, Ascoli e Pisa nel breve volgere di una settimana. Ottobre è il mese più caro a Sannino, che lo ha cominciato col passo falso di Ferrara, figlio più che altro di errori propri che di meriti altrui, ma l'ha proseguito con la vittoria sul Benevento, che è sicuramente stata una bella iniezione di fiducia per l'allenatore e per il gruppo. Il post-derby ha portato in dote segnali di una possibile svolta sotto tanti punti di vista, indizi sparsi come semi che il vento distribuisce sulla terra, regalandole l'occasione per diventare fertile. Ora la Salernitana deve dimostrare di aver seminato qualcosa di importante e di essere pronta a raccoglierne i frutti. La vittoria contro il Benevento non deve restare un acuto isolato, un moto d'orgoglio fine a se stesso, appagante ed anestetizzante. Al contrario, si spera abbia messo in circolo ancora più adrenalina, aumentando la fame di punti e vittorie. Sannino dice che una rondine non fa primavera, ma di certo un risultato importante a casa delle rondinelle di Brocchi darebbe tutt'altro contenuto all'autunno granata. In trasferta finora la Salernitana ha zoppicato, sfiorando l'impresa alla Spezia, strappando un punto d'oro a Cesena, ma perdendo pure due grandi occasioni a Novara e Ferrara, da dove è tornata con troppi rimpianti e zero punti in tasca. A Brescia, contro una squadra giovane e talentuosa, ma anche abbonata ai pareggi, 5 su 8 gare, i granata dovranno mettere in campo il piglio e la determinazione di domenica scorsa e quella voglia di soffrire la squadra che ha fatto la differenza nel momento in cui il Benevento ha tentato il tutto per tutto. Ricetta semplice in fondo, ma buona per tutte le stagioni, in primavera come in autunno. L'elenco dei convocati per la gara dei Ligamonti, si rivedono anche Tuia e Auger. Sannino ha in mente di cambiare qualcosa nell'undici di partenza, le uniche certezze sembrano annidarsi in difesa. Vediamo. Cambiare uomini per cambiare passo in trasferta. Sembrerà un paradosso, ma per Beppe Sannino la tanto agognata continuità di risultati e prestazioni passa anche attraverso la rotazione delle forze a disposizione e dunque attraverso l'alternanza degli attori.
Contro il Benevento non c'era Ogeri, ha marcato Vistatuia. Entrambi sono rientrati nei ranghi e sono disponibili per la gara di domani a Rigamonti. Il difensore però dovrebbe sedere in panchina, visto che il trio Perico-Bernardini-Marchi ha meritato sul campo una conferma in blocco che, viste le difficoltà e il rendimento fin qui altalenante del pacchetto arretrato, appare una regola d'oro. Sugli esterni fiducia di Improta è vitale. Il turnover riguarderà centrocampo ed attacco. Ogeri sarà della contesa, pronto a dare il suo apporto in fatto di dinamismo e capacità di recupero del pallone in una sfida che proprio sul piano della corsa e dell'intensità vivrà un confronto determinante. Il Brescia non avrà Pinzi e dovrebbe tornare al 4-2-3-1 in cui Morosini sarà l'incursore pronto a spiccare il volo sulle ali dell'Erone Caracciolo. La squadra di Sannino dovrà essere brava a non offrire varchi centrali sfruttando la superiorità di uomini nella zona mediana. Sannino ha allertato Ronaldo ma dovrebbe confermare Della Rocca come perno centrale pronto a dettare i tempi ma anche a mettersi sulle traiettorie degli inserimenti di Morosini. Ogeri tornerà ad agire da mezzala, l'altra maglia del centrocampo, potrebbe andare a Zito che avrebbe licenza di inserirsi e che contro il Benevento ha dimostrato di poter combinare bene con Vitale sull'out sinistro. Con l'ex Irpino in campo la Salernitana potrebbe passare dal 3-5-2 al 4-4-2 senza cambiare pedine. In avanti invece sono in rialzo le azioni di Donnarumma proiettato verso un ritorno al primo minuto accanto a Coda. Rosina, fin qui sempre presente, potrebbe essere il jolly da calare in corso d'opera. Turnover e continuità, Sannino vuole sfatare vecchi tabù per ritrovare la rotta giusta anche in trasferta. Il basket, la Gevola Scafati prepara il Bigs a grande richiesta. I ragazzi di Marcoschi sono reduci dal bel successo casalingo contro Siena e vogliono replicare risultato e prestazioni anche domenica, quando sempre al Palamangano saranno di scena contro la Benacquista Latina. I laziani sono ancora fermi al palo in classifica, avendo subito due sconfitte su due gare disputate. La Gevola sa che non dovrà sottovalutare il quintetto di Gramenzi. Se affrontata con la dovuta intensità, la gara di domenica non riserva grandi sorprese. Baldassare e soci vogliono rendere inespugnabile il proprio impianto di gioco. Ancora un break con la pubblicità. Tra poco. La Paganese si prepara alla trasferta di Cosenza dopo la vittoria casalinga ottenuta ai danni del Melfi. La squadra guidata da Grassadoglia vuole allungare la serie utile e conquistare punti anche fuori casa, dove finora ha vinto due volte. Il Cosenza è però avversario di spessore nello stadio di casa. Il San Vito diventa ancora più insidioso contro i lupisilani. Allora la Paganese scenderà in campo senza paura, potendo contare anche sul ritorno di Pestrin, che ha scontato il turno di squalifica e dunque sarà disponibile dal primo minuto. Tutto per questa edizione del TG Oggi News. Grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.